Buongiorno a tutti da Adriano di Formazione Turismo. Siamo in compagnia di Giancarlo Vetrugno di Evolution Travel. Buongiorno Giancarlo. Ciao, ciao, Da buongiorno a dove tutti. sei collegato, Giancarlo? Sono collegato precisamente da Roma. Fa caldo, immagino, oggi a Roma. Molto, molto, ma mi Mo. sono organizzato di conseguenza. Fa Un ambiente caldo qui. fresco. Eh sì. Credo sia necessario, però l'accento non è romano. No, l'accento nel romano perché sono pugliese di un paese Copertino in provincia di Lecce. Sì, avevo Che immaginato. però per lavoro da tantissimi anni vivo nel Lazio, intorno a Roma, vicino a Roma. Perfetto, Giancarlo. Allora, entriamo nel vivo della conversazione, insomma, parliamo di turismo, conoscendoci meglio. Oltre all'attività di consulente di viaggio online, svolgi un lavoro che ti porta a stare sempre in giro. Di cosa ti occupi esattamente? Io praticamente la mia attività lavorativa è cominciata tantissimi anni fa, negli anni 80. Sono un po' anzianotto, tra virgolette, nell'ambito lavorativo. E sono laureato in biologia, quindi ho cominciato con un'esperienza di professore presso licei e scuole varie. E poi però ho scelto di non continuare in questa attività, ma mi sono dedicato a un'attività che più mi coinvolgeva, era quella di informatore, chiamiamolo così, tecnico-scientifico nell'ambiente medicale, più attinente alla mia materia di biologia, diciamo così. E quindi ho lavorato come dipendente barra agente di commercio per diverse aziende nel settore laboratorio analisi. Quindi questo è stato il mio lavoro principale ed è anche tuttora in corso, e a quale poi ho affiancato, come dirò successivamente, il lavoro di agente di viaggio, di promotore di viaggio, più che agente di viaggio. Avevi insomma già un lavoro molto interessante. Perché hai voluto quindi allegarci la professione di consulente di viaggio online? Ma guarda, la cosa è molto particolare perché andavo sempre alla ricerca di novità, mi piaceva sempre fare cose nuove, affiancarle a quello che già facevo e poi mi è capitato il discorso dei viaggi perché ero appassionatissimo di viaggio, ho girato sin dall'inizio molte parti del mondo, mi sono mosso come lavoro, come agente di commercio, ho girato praticamente tutta l'Italia e quindi lavorare nei viaggi mi attirava particolarmente, per cui ho deciso di affiancare alla mia attività principale quella dei viaggi, trovando questa grandissima occasione di Evolution Travel. Perché fra i tanti network hai scelto proprio Evolution Travel? Cosa ti ha colpito in particolare? Ma guarda, quando l'ho scelta io, network ce n'ero ben pochi, se devo essere sincero. Cioè noi parliamo di, forse non ricordo più nemmeno l'anno preciso di ingresso in Evolution Travel, ma sono moltissimi anni, più di 18 anni credo, qualcosa del genere. E a quei tempi Evolution Travel era una delle poche, se non posso dire forse ce n'erano due, tre, che si affacciavano nel mondo di internet, dell'online. E io ho scelto Evolution Travel perché, a differenza di un'altra in particolare con cui avevo avuto dei contatti, avevo fatto un po' delle chiacchierate, questa Evolution Travel mi sembrava più attinente, mi dava più libertà, mi dava la possibilità di sviluppare tanti discorsi nuovi. Sono stato fortunato quando sono entrato, appunto era all'inizio di questa attività. E quindi mi sono trovato a scegliere Evolution Travel perché mi sono sembrati, insomma, abbastanza all'avanguardia, se parliamo di 18 anni fa, con delle idee, diciamo, già impostate per il futuro molto interessanti. Allora, svolgi questo lavoro part-time e devi conciliarlo con l'altro, che insomma
è un lavoro importante che ti toglierà tempo e energie. Come fai? Allora, praticamente ti devo subito dire una cosa. Quando io sono entrato in Evolution Travel, ovviamente sapevo già di poter dedicare pochissimo tempo. E quindi ho avuto anche l'occasione, si è presentata anche perché c'era una mia nipote che si affacciava nel mondo del lavoro, e io gli dissi: guarda, facciamo una cosa, io metto, diciamo, la società, il discorso organizzativo. Tu metti la parte, diciamo, operativa e proviamo a fare l'avventura insieme. Però, pochissimo tempo dopo, mia nipote mi ha abbandonato perché si è dedicata ad altre cose. Quindi mi sono trovato a dover gestire direttamente, totalmente l'attività di Evolution Travel. È chiaro che non potevo farlo a tempo pieno, per cui ho cominciato a dedicarmi una parte della giornata o della settimana al discorso di Evolution Travel, dei viaggi. Poi, strada facendo, queste cose ovviamente ho migliorato le tecniche di dedicare il tempo, di organizzare il lavoro, e sono andato avanti fino ad oggi in questa maniera, migliorando sempre più. È chiaro che bisogna ritagliarsi degli spazi e saper fare questo, sicuramente. Allora, parlaci della tua giornata lavorativa, tipo, come sei organizzato e se poi resta anche un po' di tempo libero per te. Sì, sicuramente col tempo, con l'esperienza, uno riesce a organizzarsi molto bene. Adesso io dedico, diciamo, direi anche il 50% dell'attività settimanale di Evolution Travel, anche qualcosa in più adesso. Prima no, ma adesso sì, perché ovviamente essendo arrivati a livelli differenti, sia nel lavoro come agente di commercio, essendo stato anche capo area, quindi organizzato in maniera differente, ho potuto dedicare molto di più a questa attività dei viaggi. Però questo mi ha portato infatti a sviluppare tutta una serie di cose specialistiche che poi magari ti spiegherò più in là. E quindi diciamo che il 50%, anche il 60% adesso del tempo lavorativo settimanale lo dedico al discorso dei viaggi. Poi, tenendo conto che sabato e domenica per me è stato sempre lavorativo più o meno, proprio perché all'inizio non potevo fare a meno, dovevo per forza ritagliare dei tempi fuori dalla classica giornata lavorativa. E poi ricordiamoci che io, quando ho cominciato, tutte queste tecnologie non ci stavano, quindi era anche un po' particolare doverlo fare, insomma. Dovevi stare a casa, oggi c'hai il telefonino, c'hai lo smartphone, c'hai il tablet, te lo porti in giro, si lavora da qualsiasi punto. Io spesso faccio dei webinar direttamente in macchina, parcheggiato in un parcheggio all'ombra, perché questi sono i tempi. E quindi niente, adesso è così. Allora, già hai detto che sono quasi 18 anni o circa 18 anni che sei in Evolution Travel, quindi sei uno dei consulenti più longevi, un senatore del network. Traccia un po' il bilancio di questi 18 anni. Ma guarda, io ti dirò, sono contento, anche se non è stato il mio lavoro principale, che mi permetteva, diciamo così, di vivere direttamente da quello che mi veniva dalla vendita del prodotto turismo. Però, ripeto, affiancato era il mio scopo, e nell'ambito di questi anni io piano piano ho sviluppato, mi sono dedicato di più a determinate cose. Mi sono dedicato a determinate destinazioni, mi sono ritagliato delle nicchie nell'ambito del discorso turismo, proprio perché non potevo dedicare totalmente il mio tempo e quindi concentrarmi tantissimo sulle vendite dirette, ma mi sono concentrato molto su vendite indirette, perché poi sono diventato PRP, mi sono specializzato appunto in alcune destinazioni e ho fatto da supporto ai miei colleghi. Prima hai citato un po' l'evoluzione tecnologica, e infatti una cosa che volevamo chiederti, ma non solo da quel punto di vista, nel settore travel in generale, come
cosa è cambiato da quando ha iniziato ad oggi? Ma guarda, da quando ho iniziato ad oggi è cambiato tantissimo, anzi direi che si è trasformato continuamente tutto. Se pensi che quando ho cominciato io, per imparare anche, insomma, per approfondire le conoscenze, ovviamente come fanno tantissimi colleghi, ho partecipato a workshop del turismo, eccetera. E quando mi presentavo dicevo, tu da che agenzia sei? Io dicevo, agenzia su internet, ma come fate, come non fate? Cioè, eravamo delle mosche bianche, insomma, e dovevi spiegare come funzionava tutta la cosa. E all'inizio, quando tu ti, diciamo, sentivi un cliente che ti contattava per un viaggio, era molto complicato. Il 90% del tempo, veramente il 90% all'inizio, dovevi dedicarlo nella fase iniziale a spiegare chi eri, come mai lavoravi su internet, dove stava la sede, volevano sapere i clienti, perché era sempre per loro un problema pensare diciamo, di pagare un viaggio via internet 15 anni fa, no? Adesso praticamente uno quando contatta un cliente ci perde 5 minuti a dire sono un'agenzia online, poi molto molto spesso la conoscono già Evolution Travel, quindi tutto quel lavoro che noi abbiamo dovuto fare negli anni passati non si fa più, si va dritti al cuore del problema, alla richiesta di viaggio e quindi le tecnologie senz'altro. Io avevo un problema, avevamo il problema della velocità di internet. A quei tempi non c'erano le linee molto lente dei cellulari, non c'era l'hotspot per poter lavorare col computer, dovevamo stare sempre da casa, insomma. C'è stata un'evoluzione che non sto a dire, ma che si tocca con mano, insomma. Questa è la realtà. Infatti, da sempre, insomma, hai fatto questo mestiere online, quindi privo, di contatto umano. Come è evoluta anche la diffidenza, perché soprattutto in Italia c'è ancora, ma soprattutto c'è stata molta diffidenza verso l'online. È cambiato questo aspetto? Guarda, io direi di sì, è totalmente, è cambiato totalmente o quasi. Cioè, nel senso che, come ti dicevo prima, bisogna spendere tanto tempo a convincere le persone che noi eravamo una società a tutti gli effetti presente, con tutta l'organizzazione, soltanto che non avevamo una sede fisica, ma lavoravamo ognuno da casa. Quindi è stato molto difficile questo aspetto, però nel tempo questo è cambiato tantissimo. Adesso non c'è più non ci sono quelle remore, non ci sono quelle titubanze. Il cliente dice: ah, sì, ma dove siete? Chi siete? Vuol sapere più che altro è importante far capire chi sei tu personalmente, non più chi sei come azienda. Che l'azienda la conoscono, Evolution Travel è conosciuta bene o male. Certo, trovi sempre gente che non ti conosce, stai a spiegare chi sei, quale azienda è, di cosa si occupa, però il discorso è che adesso devi tu presentarti bene, devi essere tu a presentarti al cliente, dire chi sei, l'esperienza che hai e tutto quanto. Quindi questa è la fase più importante. Considerata sempre la lunga durata della tua esperienza, questo sta a significare che insomma vuol dire che l'esperienza è stata positiva da tutti i punti di vista. Qual è allora il tuo segreto per conquistare il potenziale cliente? Ma guarda, innanzitutto essere sinceri, cioè io dico sempre, se uno conosce un prodotto, lo spiega e lo presenta. Se non lo conosce, non si deve arrampicare sugli specchi. Dice tranquillamente che mi informerò, oppure io spesso e volentieri, senza nessuna remora, dico al cliente, guarda, io questa destinazione non la faccio direttamente, non la conosco approfonditamente, però se lei vuole la metto in contatto o la faccio chiamare da un mio collega che si occupa, una collega che si occupa espressamente di questa destinazione, la conosce bene, così potrà scambiare con lei tutte le informazioni e tutti i dubbi che ha. Questo è molto semplice, ma
funziona, il cliente capisce che ha a che fare una persona che, diciamo, dice la verità, che non lo prende in giro, eccetera, che non gli dice delle stupidate, insomma, no? E quindi è importante la fiducia. La fiducia è la prima cosa. Io devo essere sincero, mi è capitato un paio di volte che alla prima telefonata, poi la passione ti porta a parlare del prodotto, io mi occupo di Cina e Giappone, no? E cominci a spaziare, a parlare di questo, di questi argomenti col cliente. E non ti accorgi che passa del tempo, anche 5-10 minuti. Certe volte parli e non fai parlare il cliente, questo è pure un po' sbagliato, no? Però un paio di volte, ma è la verità, il cliente mi ha detto va bene, guarda, gli mando tutti i dati, mi fido di lei, penso di poter comprare il prodotto. Alla prima telefonata. Poi magari ci sono delle altre telefonate che invece hanno bisogno di approfondimenti, insomma, di starci dietro. Dipende tutto dalle situazioni, però è così, insomma. Un'esperienza o un episodio che ti è rimasto particolarmente impresso della tua carriera? Ma se parliamo di vendita, uno di questi che ti stavo raccontando sicuramente, cioè per dire, ma è stato venduto il viaggio effettivamente. Questo non ha voluto più sapere nient'altro, ha detto va bene, prendo, fammi il preventivo, e poi me l'ha confermato senza nessun problema, è stata una cosa piacevole. E poi l'altra esperienza viene dal lavoro che in questo momento faccio, che faccio PTO, tour operator interno, e quindi organizzo per i colleghi dei pacchetti che vendono ai clienti. E esperienza interessante è stata quella di poter portare un gruppo di colleghi a fare un fan trip prima in Cina, una volta in Cina, uno dei fan trip molto bello, in cui al ritorno mi hanno scritto tutti che è stata un'esperienza fantastica, sono rimasti contentissimi, insomma, uno ha piacere di sapere che poi è andato tutto liscio. E poi un altro invece con i clienti, in cui io in un viaggio in cui c'erano quattro ragazzi che per un tifone in Giappone erano rimasti bloccati, non c'erano gli aerei che partivano, i treni, avevano perso il loro volo, e quindi abbiamo dovuto lavorare per riproteggerli, per cercare di combinare nuove partenze, eccetera, e alla fine siamo riusciti a farli rientrare in Italia tranquillamente. Quando sono tornati mi hanno richiamato dopo qualche giorno ringraziandomi di come c'eravamo, insomma, mossi, per, anche perché non era una cosa particolarmente dovuta, nel senso che non eravamo noi responsabili della situazione, però hanno, diciamo, è stato molto carino perché ci hanno ringraziato di come ci siamo comportati, insomma. Queste sono anche soddisfazioni. Soddisfazioni più grandi. E parliamo di formazione, quanto è stata importante la formazione durante la tua carriera, e che voto daresti alla formazione che offre Evolution Travel? Guarda, la formazione che offre oggi Evolution Travel è al top, direi. Cioè, veramente loro mettono a disposizione un sacco di roba, dalle persone disponibili a insegnarti, chi come noi sta da tanti anni, a supporto proprio tecnico, diciamo, ai nuovi entrati. È chiaro che anche questo si è evoluto. Se penso che quando facevamo noi i corsi si andava alla prima sede di Montegrotto e si facevano dei corsi di 4-5 giorni lì, stavamo lì e si cercava di imparare quello che era possibile. Ma adesso praticamente i corsi sono online, sono continui, e la formazione è veramente molto molto alta. Io per quanto mi riguarda ho cercato sempre di acquisire sempre più informazioni, basandomi su quelle che erano i miei obiettivi. I miei obiettivi erano quelli di fare una vendita in diretta dei viaggi come PTO, PRP, e quindi ho frequentato tour operator, ho frequentato dei workshop sulla vendita dei voli, su come si assemblano i voli, un po' tutte queste cose che servivano. È stato importantissimo. Non bisogna mai mollare, bisogna sempre stare sul pezzo e continuamente aggiornarsi.
ci hai parlato del tuo ruolo di PRP attuale. E qual è sappiamo che, insomma, quindi cerchi sempre di crescere, anche hai detto qualcosa in merito a questo anche con l'ultima domanda sulla formazione, sempre di andare un passo più avanti. Qual è il tuo prossimo obiettivo? Ma il mio prossimo obiettivo è quello di affiancare. Il discorso è questo: siccome tutti i recenti accadimenti, no? Pandemie, eccetera, o situazioni che ci possono essere a livello globale, perché sappiamo benissimo che siamo tutti interconnessi, per cui quello che succede in Oriente poi arriva in Occidente e Certo. viceversa, mi ha portato, io inizialmente mi dedicavo solo alla Cina e poi al Giappone come destinazione, come PTO, e tenevo questo e lo coltivavo, lo seguivo molto bene. Questa pandemia mi ha fatto capire che è importante per poter reggere l'impatto di queste situazioni, avere delle differenziazioni. E quindi qual è lo scopo adesso? Quello è lo scopo di mettere a fianco a queste due località, altre, diciamo, destinazioni che possono essere alternative o comunque sostituire nel momento di bisogno quelle altre. Cioè, faccio un esempio, adesso noi abbiamo Cina e Giappone che sono chiuse dal momento del Covid, ancora non hanno aperto. E quindi teoricamente io non ho lavorato in quelle destinazioni, quindi non avrei e non ho ricevuto un beneficio, no? Economico, se vogliamo parlare di questo. Allora, questo mi ha fatto capire che è fondamentale diversificare. Quindi io adesso mi sono dedicato a cercare delle nicchie, delle destinazioni che potessero, andare in alternativa, non dico in alternativa, ma essere di supporto. E quindi adesso il mio scopo è quello di trovare qualche destinazione. Ho trovato l'Uzbekistan, che è molto carina come destinazione, anche se siamo sempre verso l'Oriente. Poi dall'altro lato mi sto occupando anche di Colombia, che è in Sud America, e quindi una zona completamente diversa. E questa è un po' la realtà che, insomma, bisogna fare. Anche uno che entra deve porre degli obiettivi e deve cercare di raggiungere quegli obiettivi. Poi dipende uno che cosa vuol fare, se è tempo pieno, part-time, il lavoro, insomma, dipende sempre da personalmente che si vuol fare. Qual è il tuo rapporto con gli altri consulenti di viaggi? Ma il mio rapporto è ottimo con i consulenti, con i colleghi PTO, con tutti quanti, è molto fraterno, ci conosciamo, ma io conosco tantissimi, anche se gli affiliati in Evolution Travel sono tantissimi, di tutti personalmente non li conosco, però quelli che ormai sono da tanti anni, quelli che si occupano di prodotti diversi dai miei, ci interfacciamo tranquillamente. Io spesso e volentieri partecipo a delle riunioni di altri gruppi oppure dei meeting che vengono fatti o delle giornate formative senza nessun problema. Abbiamo un ottimo rapporto. Il rapporto sono sempre ci sono gruppi come su Zoom, su WhatsApp, su Skype, sulla nuova piattaforma di Evolution, e quindi ci si interfaccia in questa maniera tranquillamente. Consiglieresti questa attività a un giovane che cerca lavoro? Allora, questa attività, come tutte le attività, ha bisogno ovviamente di persone che abbiano le idee chiare e che soprattutto capiscano che questo è un lavoro come altri, è di vendita come altri. Cioè, io faccio l'agente di commercio da tantissimi anni, questo è un lavoro di vendita, per cui uno deve capire che va a fare un'attività in cui deve vendere qualcosa, e per vendere qualcosa deve conoscere bene il prodotto, quindi aggiornarsi continuamente, avere idee chiare su questo e capire quanto tempo può dedicare a questa attività.
Sicuramente se uno dedica l'attività, lo fa bene, può tranquillamente lavorarlo al 100%, senza bisogno di farlo come part-time, e può tranquillamente essere un lavoro come gli altri, che dà soddisfazioni. Io conosco, ci sono tanti colleghi in Evolution Travel che fanno questo lavoro a tempo pieno e sono qui da tantissimi anni. E non sono particolarmente non so, dei PTO o PRP in cui appunto forniscono il prodotto e poi il prodotto di fatto viene finalizzato da altri colleghi, ma vendono di, io conosco gente che sta in Evolution da tanti anni e direi che non fa il tour operator o il promotore di riferimento del prodotto, ma vive vendendo semplicemente viaggi. A tutto a 360 gradi tranquillamente, quindi dipende da uno che cosa vuol fare, che cosa si aspetta da questo lavoro. Sicuramente ci vuole impegno. Se si dedica, non ci sono assolutamente problemi. È un prodotto, cioè un tipo di lavoro che gli dà sostentamento, se parliamo in termini proprio pratici. Siamo giunti all'ultima domanda, alla chiusura di questa piacevolissima chiacchierata, Giancarlo. Dici qual è secondo te il punto di forza, un elemento di Evolution Travel, il più grande? Il più grande punto di forza, secondo me, è l'evoluzione. Cioè, Evolution Travel come nome è sempre in evoluzione. Io se penso che si sentiva parlare del progetto CRS di Evolution, una piattaforma per prenotare viaggi, da almeno 10 anni. Io parlavo con il presidente, insomma, della società anni fa, diceva: dobbiamo cercare di arrivare a fare un bel CRS in cui uno entra, si può prenotare il prodotto, può avere il supporto, eccetera. E se ne parlava da tantissimi anni. E adesso ce l'abbiamo, per esempio. Ma non è solo quello. Se vado a cercare tantissime cose, c'è stata un'evoluzione sempre continua. Quindi, secondo me, il discorso è l'evoluzione. Cioè, non è statica. E questo è importante perché se una società si ferma, si culla sulle sue cose, non va avanti con nuove idee o nuove tecnologie, è chiaro che poi si perde per strada come è successo a tanti altri network. Bisogna sempre stare al passo. Infatti, nome nomen, come si dice, insomma, già nella definizione, Esatto. l'evoluzione. E grazie mille, Giancarlo. Per noi di EFT è stato un piacere. Ti lasciamo adesso alla tua giornata, che, come ben sappiamo, sarà un bel bosco fitto di impegni. E ai nostri, voglio dire, video spettatori. Diamo un arrivederci alla prossima intervista con Evolution Travel. Va bene, grazie. E vi aspetto tutti per andare insieme in Cina, Giappone, Uzbekistan, Colombia, ma anche le altre località, sicuramente. Arrivederci a tutti. Grazie mille Giancarlo, ti contatteremo anche perché io sono un appassionato dell'Estremo Oriente, quindi Cina, Bene. Giappone, Corea, avrai mie Perfetto. notizie. Ciao Giancarlo. D'accordo, d'accordo.